Nave Bradbury ha vinto la tappa più dura del Giro d'Italia, il traguardo della Blockhaus, frazione davvero impegnativa. Potete vedere gli atleti a distanza di tempo stanno tagliando il traguardo, ancora non c'è il fine corsa. Nel finale l'attacco di Lotte Kopecky alla maglia rosa di Elisa Longo-Borghini, in volata seconda la campionessa del mondo, terza la campionessa d'Italia, che ha mantenuto in classifica un secondo di vantaggio su Lotte Kopecky. Domani la tappa decisiva del Giro sarà l'ultima tappa, partenza da Pescara e arrivo all'Aquila. Si deciderà chi vincerà il Giro d'Italia 2024. Un secondo di felicità, può essere questo il titolo di oggi, Lisa? Ah sì, potrebbe essere questo. Sicuramente oggi Kopecky ha fatto un'ottima performance, anch'io sono andata molto forte, ma arriviamo sempre allo sprint testa a testa io e lei. In questo momento lei sembra essere più veloce, lo è sempre stata, perché è sempre andata forte in pista. E non è finita fino a che non è finita. Ieri avevi detto... Sul Tourmalet l'anno scorso la Lotte aveva sorpreso un po' tutti, era la Lotte Kopecky che ti aspettavi oggi? Sì, io ho sempre pensato che lei potesse fare una corsa molto, molto bella, perché sul Tourmalet l'anno scorso ha fatto vedere che a momenti vince il Tour, non ho mai sottostimato questo tipo di corridore. Rica, ieri sei andata vicinissima alla vittoria di tappa, oggi quanto dura è stata la doppia ascesa al Blockhaus? È stata veramente dura, soprattutto appunto dopo aver speso tanta energia ieri. Ovviamente rifarei l'attacco di ieri, è stata una bella giornata. Oggi ho provato a tenere duro più che potevo, purtroppo la gara non è iniziata nel migliore dei modi, perché sono caduta già nella prima discesa, pochissimo dopo il via, e quindi ho dovuto inseguire, cambiare bici, e ero anche un po' spaventata oggi in discesa dopo la caduta, e non era decisamente il giorno ideale, però sono comunque soddisfatta della prestazione di oggi, ho dato il mio meglio e non posso avere ripensamenti. Ti chiedo due cose, Erika, tu hai l'esperienza giusta per dirci se secondo te era un po' esagerata la doppia scalata sul Blockhaus, ne poteva bastare una, che dici? Ma era sicuramente forse la tappa più dura di sempre al Giro donne. Un po' troppo? In realtà le atlete hanno dimostrato che siamo state più che in grado di farla, ho sentito adesso, dicevano, la media delle prime è impressionante, per cui sì, era tanto, però ormai ci sono tanti di noi che sono più che all'altezza di questi percorsi. Sarebbe bello, interrompo sindaco, che queste montagne avessero un po' più di pubblico. Assolutamente, io voglio dare... voglio un auspicio per il futuro, siamo tutti, accogliamo questi eventi a braccia aperte, ma dobbiamo fare in modo di portare il pubblico in quota. È un impegno che voglio chiedere all'organizzazione, ai responsabili del RCS, ai responsabili della prefettura, della questura, che fanno un grandissimo lavoro per garantire la sicurezza, ma secondo me dobbiamo muoverci per tempo per studiare un piano della sicurezza adeguato che possa portare la gente in quota e possa essere una vetrina per il nostro territorio. Abruzzo, Blockhaus, tanto duro, eh? Durissima, devastante, però per noi abruzzesi, dai, è sempre, sempre bello arrivare qui. È un amore-odio, però dai, bella,